sono Simone, è bello. Sì, Simone, ti ho riconosciuto. Benvenuti in Kiwi. Oh ragazzi, benvenuti, benvenuti, ecco ci siamo qui, indovinate dove siamo ragazzi, siamo al Romix, oh che belli, andiamo un po' a rompevalle un po' ai cosplayer che stanno un po' in giro, ma prima di iniziare ragazzi vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare, sempre insomma, sapete, e quindi andiamo a vedere un po' di cosplayer che stanno in giro, che gli voglio da fastidio a un po' di gente che c'è sta proprio qua, ecco, è capitato proprio a fagiolo, come si dice a questi, poi gli stanno a fa a foto, gli stanno a fa, ti vedi, c'è sta sto invece di andare a combattere contro i giganti, invece di andare a combattere contro i giganti, se mette a fare foto, cioè tu vedi, sei normale. Come ti chiami tu? Erwin. Come? Erwin. Erwin, e tu invece, questa c'ha, raga, questa a spadona, come ti chiami tu? Ichigo Kurosaki. Come? Ichigo Kurosaki. Ok, tu? Kurapika. Ok raga, è il primo anno che venite qua a Romix? No. No, è, no. Sono 20 anni, 50 anni. Io che 10. Tu? 10. 10 tu? 6 anni. Ha vinto lei, 10 anni. Esatto, esatto. E quindi raga, ma è il, che personaggio è il vostro? Dicemi di me, tu vabbè combatti contro i giganti. No, combattevo. Combattevo, è morto lui. Beh, è intelligente, è uno stratega, una persona di cuore che comunque però mette sempre il proprio sogno davanti, un po' come Griffiths, no? Non come Griffiths. Taglia! Con sto spadone? Io sempre Ichigo Kurosaki di Bleach. Sempre io. Uccide. Che fai tu con sto spadone? Io me lo metto nel niente. E quindi raga, io sto spadone. Ma dovresti andare a cercare Muzan, rivendicare Rengo. Io mo con sto spadone vado a dare un po' di fastidio agli altri. Qua c'è sta la chiappa fantasmi, c'è sta la chiappa. Hai trovato qualche fantasma? L'hai trovato qualche fantasma? È morto dentro. Lui è morto dentro, ok. Tu invece? Io ancora no. Lei ancora non è morta. Anche se in teoria dovrei essere morta. Ma questo che fa con sto fucile? Come ti chiami? Anna. Anna invece qua sei Egon Spengler, un po' Spengler. Ok, diverso. O zainetto mi piace proprio, raga, o zainetto è proprio bello. E quindi primo anno che vieni qua a Romix? No, assolutamente. Sono 50 anni che vieni qua. Io sono vecchia. 200 anni. Sono vecchia. Senti, vecchia. Questo è proprio fumo, l'hai fatto tu questo, no, l'hai comprato, no, dai cinesi? Comprato, no, è suo, è dell'Hasbro, è un oggetto di collezione dell'Hasbro. Ah, vedi, quindi è proprio, non l'hai fatto tu, e qua io volevo le cose fatte tue, volevi fatte, io l'ho prestato, e questo sto coso qua che cos'è? Pure questo è da collezione, pure questo è da collezione, sì, in teoria sì. Vabbè. Me coglioni. Oh, e qua ci stanno sti tipi che stanno a fa il picnic, che stanno a fa. Bravo. Oh, beh, no, sta qua. Ma è il migliore quest'uomo. Come ti chiami tu? Allora, mi chiamo Massimiliano. Ok. E tu? Scusami. No. Scusami. Lei si chiama invece Scusami. Scusami. Esattamente. Da cosa sei vestito tu? Allora, tu da te stesso. No, tu sei vestito da che me cazzo? Stesso. Ma da me stesso, ma chi siamo noi? Pirandello questo se lo domandava. Io dico sto cazzo. Bravo, tu sì che mi piaci. Tu sei cazzo di capelli nella bocca, che fai tu invece? Che stai facendo? Io sto da fastidio un po' di gente. No, dico come cosa. No, io sono me stesso, io vado sempre in giro. Sì, sto tipo Renato Zero, c'è presente Renato Zero che sta così. Non pensavo che fosse Obanai Renato Zero, però magari. Invece no, è tratto da lui. Lui mascherato. Capito? No. Che ne sai tu? Che ne sai? Che state a fare, raga? State a fare una partita di cosa? Pallavolo. Di pallavolo, sì, però qua non ve si vede. Oh, vedi, tu sei la regina? No, sono Inata, io sono il principino dei corvi. Principino, tu invece sei. E Kageyama. Che? Kageyama. Kageyama. E tu invece? Un coglione. Peccato. Tu invece? Il capitano del coglione. Il capitano del coglione. Oh, qui abbiamo. Senti, raga, ma. È la prima volta che venite qua a Romix? No, io sono anni. Sono tutti 50 anni che vengono, raga. Senti. Sono vecchia, non sembra, ma sono vecchia. Ah, te la porti me perché la corona ti ringiovanisce la corona. Italiano. Esatto. Vero, sì, anche quello.
Esatto. Senti, ma quanti corvi hai ucciso per fare sto stop? Tanti, tutti i miei compagni. Tutti i tuoi compagni li hai ammazzati, cioè si è tirate le penne. E tu invece con questo mantello qua fai tipo pipistrello, Batman. Ma no, sono io Batman, sono lui. No, è vero, lui Batman, tu fai Iron Man. Superman. Senti, sta cosa qua, ma fammi vedere la corona, vedere. Oh, bello, io vado, me ne vado così perché sono il re, faccio finta di essere il re. Esatto, qua viene il Grinch. Oh, hai sbagliato periodo. Io oggi è Natale. Questo, quando non c'ha da fare a Natale, vi ha da fastidio qua a Romix. A Romix non puoi venire. E non è Natale. Perché? Chi vuoi? Senti, sì, ma una ceretta te vuoi fare? Non ho pagato il prodotto giusto. Non hai i rasoi, non hai. Madonna. Raga, facciamo un coso. Ogni like una lamettata al Grinch, così sa, almeno se fa un po' di barba. Tanti like e tanti commenti per questo ragazzo. Hai capito? Esatto. Dai. Oh, a me piace dà fastidio a gente che se sta a fare i cazzi sua, se sta a rilassare. E io a loro voglio puntare. Oh, proprio a loro che se stanno a fare i cazzi, se stanno a rilassare. Oh, chissà. Oh, ma chi si alza più da qua, lo sai? Poi col sole si sta veramente bene. Cameraman, se ti vuoi sedere anche tu, famo una cosa bella. Tu chi sei? Il tuo personaggio. Aikuro di Kill la Kill. Hai culo? Curo. Hai culo. Tu hai culo. E tu invece? Ryuko. Sempre Ryuko, di quello è. Senti, è bello, ma non c'hai tu, non ti stai abbronzando, sì. Ti stai preparando per l'estate, diciamo. Esattamente, infatti domani sarà una tonalità più scuro. Ah, così, piano arriva l'estate e non ti bruci, giustamente. Ho capito. Evito di mettermi la crema in estate. però almeno dici fa caldo, ti piace. Però nel caso dovesse piovere hai già gli stivali da pioggia. Oh, ecco, vedi. Raga, questa si chiama guardare in quadridimensionale, giusto? Essere pronto a ogni evenienza. Oh, esattamente. E tu invece che fa? Qual è il tuo personaggio? Spiegami un po'. Questo qua che sto vedendo adesso. Allora, Larry è molto difficile. Sì, sembra. Allora, se da ignorante sembra una tipo scolaretta. Infatti è ambientato in una scolaresca, solo che sono abbastanza fuori di testa in questa scuola. Tipo ammazzi la gente, no? Sì, con questa lama forbice. Ah, ecco. E niente, letteralmente questa scuola è gestita da un'altra pazza scatenata. Pure lei ammazza le persone. Pure lei si diverte che con le spade. Che bello. Ok, bene, quindi tu invece, il tuo personaggio? Io sarei uno di un altro prof. Che ammazza. No. Io sono uno dei prof di questa scuola che è un nudista, e quindi va in giro nudo. Non l'ho potuto fare per ovvie ragioni. Quindi il personaggio in origine non c'ha nemmeno i pantaloncini, no, ma proprio così corcoso. Esatto. Bene, e ci andiamo a dar fastidio anche agli altri. Poi qua se stanno loro che se stanno a fare i cazzi loro proprio davanti ai specchi così. Oh, che stai a fare tu? Sto a cercare gente su TikTok. La gente su TikTok. Tu invece che stai a fare? Gì, fatte vedere. Oh, vedi come sta. Oh, sta bene la parrucca. Come te chiami tu? Hyde. Tu invece? Norton. No, come l'antivirus del computer. Esatto, come l'antivirus. Oh, ci ho azzeccato. Questo è tipo Matrix, che tu sai, fai l'antivirus, giusto? Senti, ma tu la prima volta che vieni qua a Roma? No, sono venuto un sacco di anni. Cioè 10 anni che vieni. Sì, praticamente. Ma perché hai scelto questo personaggio? Mo dici? Perché è un personaggio a cui tengo un sacco. Tipo? Perché? Dimmi un motivo. Perché ci somigliamo un sacco a livello di carattere. Ah, quindi lui è antivirus e anche tu. Cioè, con l'antivirus. Sei l'antivirus. Ho capito. Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Stessa motivazione, perché comunque siamo molto simili caratterialmente, anche in alcuni modi di fare siamo molto molto simili. Ok, va bene. Oh, fammi sedere. Ah, se stai registrando? Sì, sta registrando. Come ti chiami tu? Ramona. Tu? Valentina. Ti ho visto da qualche parte, mi sa.
Ma sei di TikTok? Invece? Io sono Shin, piacere. Tu sei Shin? Veronica. E tu Veronica? Oh, sto fucile qua che... Ma non to, no, ma è già rotto, è già rotto, non vuoi dire... Però fammi vedere... Oh, vedi, raga, se non vi iscrivete al canale vedo una sfucilata con sto coso. E senti, ma perché avete scelto sti personaggi? Ditemi un po'. Perché ci stanno al piano di sotto due amiche nostre che fanno gli altri due personaggi dello stesso film, serie, sì. E quindi... No, non è un anime, è un film. È un film, è anche un videogioco. Sì, esatto. Però noi facciamo la versione dell'anime perché siamo più vestiti. Perché siete più bravi. Della serie, scusa. Ah, ecco, se sono più bravi. Vestiti, perché io i shorts non mi metto. Come no? Perché? Te... Ti vergogni? Sì. Vabbè, tu invece... Già che sto con sta panza io. Ma no, ecco, quale panza? Stanno i proiettili, stanno... Copricoprono. Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Per fare un gruppo con loro? Sì, perché stavo da solo. Perché stava da sola come un cane, giustamente. Ma... E quindi due giorni fa ho detto, vabbè, vengo venerdì e faccio... Ma è una gioia. Con voi. E tu invece perché siete scelti sto personaggio così? Perché io lo chinno. Tu no? Lo chinno. Lo chinno? Che cazzo vuol dire lo chinno? Mi rappresenta un sacco come personaggio. Ah, ecco, perfetto. Tu invece che mi sta a fare video, a foto, che sta... E perché c'è questo personaggio? Io faccio il coso di Renato Zero, il triangolo, no? A me sembra, capito? Renato Zero e tizio The Demon Slayer. No, quello è Renato Zero negli anni. No, questo è Renato Zero, inizio degli anni 60, questa corcamicione a strisce. Ma adesso, capito? Visto che il microfono ce l'hai, la potresti fare una performance per noi. Cioè, infatti qua. Sì. Lo paghiamo a fare il biglietto. Che devo fare così? Il triangolo. No, così non l'avevo considerato. Oh, se mettiamo qua, oh, vedi, allora, buongiorno, oh, chi siete? Se vedono tutti, riprendili bene, se vedono, chi sei tu? Emily, tu invece? Caterina, tu invece? Ray? Nathan, se vedono tutti la faccia di Caterina, se vede, no, non si vede, metti più vicino qua. Senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché ce l'avevo già in valigia. Perché c'hai? Ce l'avevo già in valigia. Ah, tu vai, cioè, tu stai in giro proprio con la valigia di sto coso. Per ogni evenienza va in giro con sto. Come? Nomade. Sono nomade, non questi, sì. Tu invece perché c'è questo personaggio? Perché mi sembrava semplice e invece ho le scarpe col tacco, quindi me ne pento. Ma no, io vedo che c'hai le cose. Ah, c'ha quelle, cioè, te le sei tolte così per il momento, diciamo. Tu invece che sei una cameriera, dimmi un po', perché stai con me? In realtà sono un personaggio di un videogioco, però tipo una settimana prima del comics, cioè io non sapevo di dover venire qua, okay. E mi ha obbligato a prendere il maid. Ah, cioè la prima cosa che hai trovato, mettite così. Ah, ecco, capito. Tu invece? Oddio, io perché sono qui? Vedi, lui perché, esattamente, è proprio questo. Perché noi siamo qui? Perché? Chi sei? Sono Ari di League of Legends, una skin, Ari Spirit Blossom. Ok, questa che è la sfera, l'onda energetica questa, no? No, no. Sì, no. No. Questi capelli, come cazzo fate voi con questi ciuffi davanti? E quindi, chi sei tu? Ari di League of Legends. Ari di League of Legends, ah, è uscito il film qualche tempo fa. No, è un videogioco. È uscita una serie Arcane. Arcane, vedi che non so tanto, sono ignorantone però. No, vabbè. Senti, ma ste orecchie qua le hai fatte tu o le hai comprate? Le ho comprate, però poi le ho colorate, modificate e mi hanno aiutato anche ad attaccarle alla corretta. Chi ti ha aiutato? La cornuta? No. La cornuta ti ha aiutato! Cornuta, via qua! Oh, vedi, vedi queste. Oh, vedi, questo. Chi sta a fare queste corna? A chi è che dovevamo menare per queste corna? Me stessa. Te le sei fatta da sola, E sto spadone qua? Un arco. Eh? Un arco. È un arco questo, fammi vedere. E la freccia, dove sta? L'hai persa. Ha perso la freccia, raga. E vabbè, come ti chiami tu? Francesca, il tuo personaggio è, hai detto? Kindred, e vabbè. E quindi, beh, sto pellicciotto hai ucciso, secondo me, due orsi polari, li hai uccisi, giusto? Sì. Esattamente. E vabbè, quindi raga, senza freccia non ve posso tirare la freccia, mi dispiace.
E quindi ragazzi, qua ci stanno pure l'ultimo gruppo che stiamo a vedere qua da fastidio, ci stanno questi davanti ai specchi che mo devono fare i set delle foto e invece no, vengo io a rompergli i coglioni. Oh, buongiorno, pure buongiorno. Tu, pure tu, via qua, via, fammi mettere, no, tu un do cazzo, vai via qua, via, via qua, via qua. Oh ragazzi, chi siete? Goku non lo sai, che no, presto lo scoprirai. Oh. Ma perché avete scelto sto personaggio, raga? Secondo me perché comunque i nostri caratteri ci rappresentano un po'. Ecco. Tu invece perché? Perché è vero, ci rappresentano come carattere. Tu invece? Io perché sto facendo questo personaggio da un sacco di tempo e voglio vedere come cambia nel tempo, come migliora piano piano. Lo stai facendo da quanti anni? 10 anni? No, da un anno. Un anno, e quindi piano piano. Sì, ma già rispetto al primo sta meglio, diciamo. Beh, sì. Le corna sono nuove? No, sono sempre quelle. Infatti le corna sono sempre quelle. Sei sempre stata cornuta. L'importante è esserne consapevoli, diciamo. Quindi queste trecine a me piacciono, devo dire. Grazie. Vabbè, poi lui, poi c'è sta pure il sultano del coso. Chi sei tu? Sta benissimo. Chi sei tu? Kalim. Il personaggio, il sultano del Brunei, chi sei tu? Si chiama Kalim il personaggio. Kalim. Però un po', minchia, ci ho azzeccato, zì, una volta a culo proprio. Tu invece? Io, il mio personaggio si chiama Riddle e è una versione della Disney, però di Froci, tipo la regina dei cuori. Ottima decisione. L'ha detto davvero? L'ha detto davvero, certo, lo posso dire. Tu invece sei? Trey Clover. Chi? Trey Clover, personaggio della stessa serie. Stessa serie, diciamo. Perché avete scelto sto personaggio, raga? Perché mi piacciono le torte soprattutto. Mi piace magnate, pia. Oh, beh, raga, la cosa che bisogna mangiare. Che gusto ti piace la torta? Mi piacciono i cheesecake, raga. Ti piacciono i cheesecake, me voglio. A tu invece perché hai scelto sto personaggio? Io, perché è un king e così mi posso mettere gli stivali a strip. Oh, vedi, fa vedere sti stivaloni, certo. Fa vedere. E tu invece perché sei ricca, diciamo. Non so. Sultano, scusa. Diversi motivi, perché sono un po' esotico e poi perché c'è sta. Cioè, perché c'è sta. Perché sono mi fai vedere, stoba. Sì. Stoba, che fai con sto bastone? O dai in testa così. Oppure se proprio sta incazzata io metti così. Ho capito. E vabbè, raga, quindi io con sti bastoni, questo mo io rubo il bastone al sultano, gli rubo. E loro se sono appostati qua e mo gli rompo il cazzo pure a loro. Famo la chiusura con loro, famo. Chi sei? Beidou. Keqing. Kemma. Kemma, ok. Qual è il tuo personaggio? Mi spieghi un attimo il tuo personaggio. Cioè, sta ben dall'occhio che non ci vedi. Ma no, cazzo, vedo già con sto coso qua, non ci vedo. Come lo devo spiegare? Perché è un pirata. È un capitano di una nave. Ok, tipo la Jack Sparrow, diciamo. Più o meno, però su Genshin Impact, quindi. Ok. E tu invece? Per il design. Perché c'ha tutta bella pomposa, c'ha la gonna pomposa. Carini dettagli, i capelli. Ma l'hai fatto tu sto coso o l'hai comprato dal cinese? No, l'abbiamo comprato dal cinese. Il cinese è il nostro migliore amico, raga. Ma che ne sanno? Tu invece perché? Perché mi rispecchia. Perché pallacanestro. Pallavolo, e che cazzo, due cose c'avevo. E quindi, sei brava a giocare a pallavolo? No, ma non gioco. Come non giochi? Specchia caratterialmente. Però non giochi. Perché non giochi? Perché così. Domani inizierà a giocare a pallavolo. A posto, raga. E ne mi fa vedere un attimo sto spadone così. Bello! Questo proprio hai pressione così che ti danno fastidio, diciamo. Quanti vi hanno toccato i cosplay oggi oltre a me, diciamo? Sicuramente nessuno. No. Oggi nessuno. Io sono il primo che vi romper cazzo, diciamo. E vabbè, quindi, raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate! E fa tutto le cose che dovete fare. Sempre, lo dico sempre, mi raccomando, raga, che se no vengo con sto spadone e vi faccio a fettine. Quindi ci vediamo, raga, al prossimo video. Ciao cari!